Buongiorno a tutti, benvenuti a Mente e Rosmarino. Ci troviamo a Miasino e vi presenterò la piaga d'autore. Alle mie spalle vedrete i frontali della piaga d'autore 2019. Questo disegno è stato realizzato da Vittoria Di Credi, Uccellino Arcobaleno, e praticamente la piaga d'autore mette in sintonia l'arte e le arti, gli artisti in favore delle api, a sostegno delle api. Apiario d'autore vuole sensibilizzare di più maggiormente l'opinione pubblica attraverso l'arte e nel mondo degli insetti impollinatori e delle api che in questo periodo hanno molte problematiche. Il tema dell'anno scorso era il colore, derivato da un centenario, la celebrazione del centenario del Bauhaus. E quindi dalla teoria del colore di Jean Itten il colore è stato il tema dato agli artisti. I frontali rimangono un anno in apiario, quindi all'interno lavorano le api e all'esterno lavora la natura, quindi l'opera si modifica nella stagione apistica. A febbraio vengono smontati i frontali e fanno un giro di mostre. Alla fine del giro di mostre vengono messi all'asta. Purtroppo quest'anno, vista la situazione da coronavirus, non è stato possibile metterli in mostra e né tantomeno realizzare l'asta. Questo, a Mente Rosmarino, è il primo evento pubblico dove vengono messi in mostra i frontali. Comunque Apiario d'autore è andato avanti ed è stato realizzato anche il secondo apiario d'autore, molto importante perché è la celebrazione del centenario della nascita di Gianni Rodari. E quindi il tema è stato il fiore, derivato dalla filastrocca Ci vuole un fiore di Gianni Rodari. E il frontale commemorativo di quest'anno è stato realizzato da Altan, il disegnatore della Pilpa, il quale ha apposto il suo disegno che aveva già realizzato per edito del libro Ci vuole un fiore edito da Luce Editore e ha apposto un'ape apposta per apiario d'autore. I frontali sono disponibili, la visione all'Hotel Bocciolo a Orta, rimarranno un anno e il prossimo anno verranno smontati e verrà realizzato il fiore di mostre. Apiario d'autore non finisce qui, continua il suo ciclo di mostre e continua anche il suo progetto. Abbiamo già realizzato per il 2021 lo spostamento del piano d'autore in Toscana con un nuovo tema e nuovi artisti e nel 2022 saremo in Sicilia, nel parco dell'Etna, anche lì con un nuovo tema e nuovi artisti. E seguiteci su www.apiariodautore.it per avere tutte le notizie.